9 sconfitte in 10 gare. Se il campionato di Serie A si giocasse sempre lontano dal Pala Carrara, la Deflex Pistoia sarebbe all'ultimo posto solitario della classifica. Anche a Varese, nel posticipo della 20ª giornata, i biancorossi hanno disputato una partita da dimenticare, cedendo il passo al fanalino di coda della Lega per 75-70. Abbiamo iniziato la partita adeguandoci al ritmo di Varese, all'intensità di Varese. Non dovevamo farlo, volevo una partita, almeno ad inizio partita, partire con energia, aggredire soprattutto difensivamente. Invece siamo stati lì ad aspettare, vedendo cosa accadesse difensivamente, e loro attaccavano, e poi dopo, quando le cose non funzionavano, cercando di rimediare in attacco, soprattutto i primi due quarti, con soluzioni o affrettate o con un'esecuzione mediocre dei giochi. Nel terzo e quarto quarto abbiamo aumentato un po' con l'intensità, però ancora troppo poco per pensare di poter andare a vincere una partita fuori casa. Ma il punteggio non deve ingannare. Il passivo sarebbe stato ben più ampio se la squadra di Caia non avesse fatto vedere tutti i propri limiti nel finale di gara, permettendo al Pistoia Basket di rientrare. Gli uomini di Esposito sono così ripartiti da Masnago con il rimpianto che sarebbe bastato combinare poco di più per giocarsela fino al 40esimo. Purtroppo a distanza di 5 mesi o più ho ancora giocatori che purtroppo non capiscono che tipo di pallacanestro bisogna giocare fuori casa, e soprattutto che non si può giocare 3 minuti sì e 5 minuti no, e questo poi permette alla squadra ospite di avere quei 2-3 minuti per creare una separazione abbastanza grossa, e poi rientrare diventa molto complicato. Ripeto, non abbiamo il talento o giocatori di talento di pensare di giocare soft in difesa e poi dare la palla per un isolamento o a qualche fenomeno in attacco che ti porta le partite a casa. Adesso la Deflex è scivolata al 9° posto in classifica, appena fuori da quella zona playoff che resta un rebus. L'obiettivo sarebbe alla portata, ma se la squadra gioca solo in casa, allora raggiungerlo diventa impossibile. E sabato si torna subito in campo, a Sassari contro la Dinamo. Ci sarà da voltare decisamente pagina per evitare una figuraccia.